Hola a tutti raga, benvenuti nel mio nuovo video, sono il professore Le Colle. Quanti di voi hanno figli disabili? Quanti di voi? Tanti? Pochi? Ok. Però quando bisogna andare a prendere l'ascensore, per scendere nella metro, quando devi risalire, trovi qualcosa di rotto, che non va. Prima vi faccio vedere questo brevissimo video, che è proprio... l'ho visto di persona e non mi è piaciuta. E poi dico la mia. Guarda che roba. Ora io non so veramente. Cioè vedere un padre con la figlia disabile in carrozzina, che deve salire su per la metro, che deve andare in superficie, cosa fa? Trova rotto. Cioè, trova l'ascensore rotto, con una figlia disabile in carrozzina. Che deve fare? Prende le scale mobili, prende a forza la figlia e se la porta su, lasciando la carrozzina giù. Ora io... mi faccio delle domande veramente, ma siete vergognosi? Ed è successo nella mia città di Torino, ed è successo qua a Torino. Qua gli ascensori della metro sono sempre rotti, sempre. Funzionano uno o due giorni, lo riparano, due o tre giorni massimo, poi stanno mesi fermi, mesi, perché si rompono. E fare la manutenzione, aggiustare, no, se ne sbattono. Se ne sbattono. Schifo, uno schifo. È uno schifo. E succede sempre. Io voglio vedere voi che fate manutenzione e voglio vedere voi se avete un figlio o una figlia disabile che dovete prendere l'ascensore nella metro e dovete portarla a forza in braccio giù per le scale. Voglio vedere voi come poi vi sentite. Certamente, se ne sbattete il cazzo, no? Degli altri, noi delle persone disabili, per ne sbattete il cazzo. Tanto le persone cosa sono? Niente. Non sono niente. Voi dovete aggiustare, fare manutenzione quasi tutti i giorni degli ascensori, della metro. Succede anche a Milano. E quando sono andato a Milano, e sono sempre a Milano, succede anche lì. Succede anche lì, guarda caso, mettere una specie di ascensore per disabili, che una scala mobile per disabili, l'appoggi sopra con l'intera carrozzina e la porti su. Quella è stata dimenticata quando hanno creato nel 2006 la metropolitana, visto che noi siamo indietro anni luce, cioè Milano, Napoli, Roma sono avanti migliaia di anni, più avanti a noi siamo indietro, cioè anni luce, e poi succedono queste cose. Vergognatevi. Anche le scale mobili. Sono sempre guasti. Ogni due per tre sono sempre guasti. Oh, ma dove andremo a finire così? Cioè, scusatemi, dovete spiegarmi, dove andremo a finire in questo modo? Che dobbiamo trovare sempre qualcosa di rotto, guasto. Per noi, vabbè, sono normali, cioè, le scale le facciamo tranquillamente, vabbè, è ok. Però per i disabili, gli anziani, soprattutto gli anziani, che non ce la fanno a fare le scale, neanche a scendere, devono prendere l'ascensore, ce lo trovano rotto, con le scale mobili, idem, rotto. Cioè, tutto rotto, guasto, per mesi. Mamma mia, oh. E come fanno? Come fanno a scendere? Gli anziani e i disabili. Dobbiamo prendere a forza pure loro, gli anziani, ce li mettiamo sulle spalle, li portiamo giù, poi li facciamo salire su. Cioè. Non vi fate schifo da soli, ma non vi vergognate. Non ho parole. Rispetto per i disabili e gli anziani. Ripariamo gli ascensori e scale mobili, perché gli anziani mi sa che non ce la fanno a fare le scale. Fanno molta fatica e soprattutto i disabili con le carrozzine non ce la fanno da sole.
ovviamente, andare su. In conclusione, ripariamo e facciamo sempre manutenzione di questi ascensori e scale mobili, perché veramente se no non andiamo da nessuna parte e rimangono bloccati gli anziani, o che sono sotto nella metro o stanno in superficie sopra, bloccati rimangono. Va bene, va, il video è finito qua. Lasciate un bombardamento di like, mi raccomando, lasciate tanti like a questo video, condividetelo questo cazzo di video, condividetelo in tanti e in molti, perché dobbiamo farlo arrivare a molte persone, che questo è un messaggio che lancio, bisogna mandarlo a tante persone. Come sempre trovate tutti i link in descrizione nell'info box, quindi seguitemi su tutti i miei social che trovate nell'info box qua sotto, mi raccomando. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e vi auguro un buon proseguimento di giornata, serata e nottata. Bye guys, forza le colli, ci vediamo alla prossima. E sempre forza Juventus.